Ciao a tutti amici polemici e bentornati su Polemic News. Anche oggi dovremo parlare di vaccini, ma spero oggi di portarvi un argomento di cui effettivamente non si parla quasi mai, ovvero voglio rispondere all'annosa domanda del perché stiamo male dopo la vaccinazione, perché in effetti è un tema abbastanza cruciale. La situazione in cui ci troviamo, oramai lo sapete tutti, è quella di una pandemia mondiale causata da un virus che oramai è presente su tutto il globo. Un virus che ha un'elevatissima trasmissibilità e che comporta un rischio di ospedalizzazione e di morte non trascurabile. Da questa situazione l'unica via d'uscita sembra essere rappresentata dalla vaccinazione di massa. Vaccinazione di massa che però incontra non pochi ostacoli, prevedibilmente. Il più grosso dei quali è quello della reticenza a effettuarla, la vaccinazione stessa. Reticenza a sua volta alimentata dalla disinformazione, ma anche dalla scarsa informazione sull'argomento. Infatti sono fermamente convinto che fare una buona informazione sull'argomento possa servire a molte persone a sciogliere molti dei loro dubbi. E uno di questi dubbi, se non forse il dubbio più grosso che si trovano ad affrontare le persone, riguarda appunto l'insorgenza di effetti avversi dopo la vaccinazione. È innegabile infatti che comunque sia, dopo essersi sottoposti a tale trattamento, molti di noi e molte persone in tutto il mondo abbiano riportato degli effetti negativi. Chiaramente non è che stiamo parlando di effetti gravissimi, di solito si parla di qualche linea di febbre, sensazioni di malessere generalizzato, mal di testa, cose così. Ciò non di meno, è innegabile che il doversi sottoporre a un trattamento che molto probabilmente ti farà stare un po' male, quando dall'altra parte hai una malattia che forse ti prenderai, anche se poi alla fine a prescindere da Omicron ce la prenderemo comunque tutti questa malattia, e che oltretutto viene spesso percepita come leggera, poco più di un'influenza, anche se poi non è così, chiaramente crea un certo conflitto. Perché devo andarmi a cercare un malessere per proteggermi da una malattia che forse mi prenderò e che comunque sia, se me la prendo, non mi farà granché? Questo approccio al problema è chiaramente sbagliato da tantissimi punti di vista che abbiamo già analizzato più e più volte e non saranno l'obiettivo di questo video, ma è il punto di partenza per la nostra riflessione ed è anche il punto di partenza da cui sono partiti gli autori dell'articolo che andrò a mostrarvi oggi, che si intitola Effetti avversi alla vaccinazione Covid-19, il lato positivo dello stare male. Titolo provocatorio, ma che in realtà è decisamente centrato. La domanda a cui si tenta di rispondere è: perché stiamo male dopo la vaccinazione? Ed è una domanda importantissima, perché sono mesi che tutti parlano delle reazioni avverse, degli effetti avversi e di quello che sta male di qui e di quello che sta male di là e di quello che ci ha avuto l'unghia incarnita, quello e gli è cresciuto un corno in testa, non lo so, le cose più disparate. Se andate a vedere le segnalazioni di eventi avversi trovate delle cose veramente assurde che uno dice: ma dai, ma come pensi che possa essere stato il vaccino a fare questa cosa? Ma in quella marea di segnalazioni assurde ci sono anche le segnalazioni vere, e le segnalazioni genuine, riconducibili agli effetti della vaccinazione, riguardano appunto di solito stati simili influenzali con mal di testa, qualche linea di febbre, spossatezza e altri sintomi di questo tipo di entità. Gli autori di questo articolo si pongono quindi la domanda del cosa sia a causare questi sintomi, visto che di solito non se ne parla. E vi dico già che in realtà anche loro non danno una risposta, perché si tratta più di una review più che di un articolo scientifico, nel senso che non ci sono esperimenti in questo articolo, ma presentano una teoria sulla base delle conoscenze che già abbiamo, teoria che fra l'altro può essere tranquillamente verificabile, che probabilmente la verificheranno in un futuro prossimo. E la teoria che propongono è che questi sintomi siano causati dalla produzione di una particolare citochina chiamata interferone. Perché questa citochina? Per chi non lo sapesse, le citochine sono delle piccole molecole che funzionano come molecole di segnalazione tra cellule, quindi una sorta di molecole che ha una funzione di comunicazione, sono messaggi che le cellule si scambiano fra di loro, che vengono prodotte durante le risposte infiammatorie e immunitarie. Servono quindi, nella maggior parte dei casi, ad attivare altre cellule o altri processi necessari alla corretta risposta immunitaria. L'interferone, per esempio, nello specifico, è una di quelle molecole che serve ad attivare i linfociti T nella maniera corretta.
Questo perché l'attivazione del sistema immunitario è un processo estremamente e finemente regolato. Questo per evitare che venga attivato in condizioni in cui la sua attivazione non è richiesta, il che potrebbe generare dei danni, vedi per esempio nel caso delle malattie autoimmuni. Nel caso di un'infezione quindi non è sufficiente che un linfocita riconosca una proteina facente parte di quel patogeno, ma è necessaria la contemporanea attivazione di quel linfocita tramite varie altre molecole. Fra queste molecole ritroviamo anche l'interferone, che viene prodotto per l'appunto dalla cellula che presenta l'antigene. Chi ha visto un mio vecchio video in cui spiego come funziona la memoria immunitaria, se non l'avete fatto recuperatelo qua sopra, saprà già che la cellula che presenta l'antigene è la cellula che di fatto serve a distruggere i linfociti riguardo la molecola contro cui rispondere. Nel caso dei vaccini anti-Covid, la molecola verso cui rispondere è la proteina spike che viene prodotta a partire dall'informazione contenuta nell'RNA messaggero, che è di fatto poi quello che viene introdotto attraverso la vaccinazione. L'introduzione dell'RNA messaggero quindi determina sia la produzione della proteina spike, che è quella che verrà poi riconosciuta quindi dai linfociti, ma causa anche l'attivazione di una via di segnalazione intracellulare che porta poi alla produzione per l'appunto di interferone, che va a sua volta ad attivare i linfociti e in questo modo ne determina una corretta attivazione che risulta poi anche nella memoria immunitaria e quindi nella capacità dell'organismo di rispondere a quel patogeno anche a distanza di tempo. Conoscete la storia. L'interferone fra l'altro è anche una molecola ampiamente utilizzata nella pratica medica per la cura di condizioni come per esempio l'epatite, perché ha una potentissima azione antivirale. Vedete come tante cose vanno a incastrarsi fra di loro. Sappiamo però anche che in numerose infezioni causate da virus altamente patogenici, un'eccessiva produzione di interferone può causare la cosiddetta tempesta citochinica, che è un evento estremo e che può portare a seri danni, se non addirittura alla morte. Tant'è vero che, per esempio, nel caso della malattia Covid-19, è proprio la tempesta citochinica una delle principali responsabili dell'aggravarsi delle condizioni dei pazienti. Ma, curiosamente, nell'infezione da SARS-CoV-2 i livelli di interferone prodotti naturalmente dall'organismo rimangono bassi, perché il virus stesso riduce la produzione di questa molecola. L'insorgenza della tempesta citochinica durante il Covid-19 quindi è da ricercarsi nella segnalazione da parte di altre molecole che non siano interferone. Questo ci mette quindi anche al riparo da eventuali critiche riguardo al fatto che allora la vaccinazione possa innescare questa tempesta citochinica. Infine, un'altra prova a sostegno di questa ipotesi la troviamo se andiamo a vedere l'incidenza di queste manifestazioni simili influenzali in seguito alla vaccinazione in diverse fasce di popolazione. I giovani, per esempio, sono molto più colpiti da effetti avversi di questo tipo rispetto a persone più anziane, e le donne lo sono di più rispetto ai maschi. E guarda caso, la produzione di interferone è maggiore nei giovani rispetto agli anziani ed è maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Questo aspetto è decisamente importante perché va anche a rispondere ad un apparente paradosso che ci troviamo ad affrontare quando parliamo delle vaccinazioni nell'età più giovane. I giovani infatti sono quelli che più di tutti, di solito, quando prendono il Covid lo prendono in forma lievissima, se non addirittura asintomatica, mentre invece sono quelli che più probabilmente sperimentano effetti avversi di tipo simile influenzale, sempre roba lievissima, ricordiamolo, dopo la vaccinazione. E questo potrebbe essere dovuto al fatto che i livelli di interferone seguenti la vaccinazione siano per l'appunto più alti rispetto a quelli che si riscontrano durante l'infezione, da cui il motivo per cui un giovane sta male dopo la vaccinazione ma si prende il Covid da asintomatico. Capite bene che questo crea una sorta di paradosso: perché devo andarmi a vaccinare e stare male se tanto quando mi prendo la malattia non ho sintomi? Ricordiamo comunque sia che non siamo delle isole, che abbiamo anche delle altre persone intorno, che comunque sia prendere da asintomatici non vuol dire non avere danni e non correre il rischio comunque di finire in ospedale. In definitiva, quello che emerge da questo studio è, tanto per cominciare, un'interessante ipotesi che può spiegare da dove nascono gli effetti negativi che sperimentiamo in seguito alla vaccinazione, che dipendono da una molecola di segnalazione, una citochina, che per l'appunto serve ed è necessaria per il corretto funzionamento della risposta immunitaria e anzi proprio per l'instaurarsi
della corretta risposta immunitaria della sua memoria a lungo termine, da cui ne deriva la considerazione che in effetti, come anche magari si dice in maniera colloquiale, se dopo il vaccino hai avuto qualche linea di febbre, un po' di mal di testa, un po' di malessere, in realtà è probabilmente segno che ha funzionato e che il tuo sistema immunitario ha effettivamente reagito positivamente e sta imparando a rispondere al virus in questione. Questo era tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e per aver ascoltato fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, voglio come sempre ringraziare tutti i miei sostenitori. Vi ricordo che se volete sostenere questo progetto potete farlo tramite la pagina Patreon. Potete sostenere il progetto anche acquistando magliette, cappellini, tazzine e altre cose da sporco capitalista venduto. Vi ricordo che potete mandare domande alla casella di posta polemica in pillole risponde @gmail.com, sottolineando ancora una volta che è una casella di posta per le domande, non per le segnalazioni. Continuano ad arrivarmi email tipo ehi caccia, guarda qui, guarda questo, leggi quest'altro. Non voglio essere antipatico, però capite bene che non è quello lo scopo di quella casella di posta, ma potete mandare delle domande puntuali a cui cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Sta diventando sempre più difficile, ma se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri social. Se è la prima volta che passate di qui, iscrivetevi al canale e attivate magari anche la campanellina, così vi arrivano le notifiche. Ci vediamo alla prossima polemica.